Devo fare una domanda, volevo sapere, non sono state prese in considerazione o comunque ritenete che le imprese piccole non siano così importanti, ma l'Italia, vuol dire, l'Italia forse gli artigiani ha una tradizione, no? Di anni di artigianato, di piccolissime imprese che forse sicuramente hanno bisogno di essere incentivate, quanto forse le grandi imprese. Perché forse queste piccole imprese anni e anni fa hanno aiutato le grandi imprese di adesso. Quindi mi domando, siccome non sono state prese, mi dico in considerazione, perché è ovvio che adesso io sono al di fuori del, cioè non sono un esponente, non sono, forse non ho questa cultura politica come ringrazio chi stasera ci ha aiutato a capire questo percorso, però questa era la prima osservazione. La seconda, mi domando, è vero, la Germania ha fatto questo percorso, però in Germania non utilizzano solo la green economy. Loro hanno fatto, ecco, no, dico, loro hanno fatto delle scelte molto prima e noi ne abbiamo fatto delle altre. E adesso noi purtroppo paghiamo anche queste scelte. Io, anche a me piace, io sono una che va in bicicletta, guarda, la macchina meno la prendo, meglio sto. Però mi domando queste nostre scelte precedenti che cosa ci hanno portato. Semplicemente questo. Grazie. Grazie a chi ha organizzato la serata, perché sicuramente è stata una serata importante, estremamente interessante, con tanti temi veramente all'ordine del giorno, soprattutto in questo momento. È tutto vero quello che si è detto grazie all'export, si è detto grazie all'innovazione, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico. Poi secondo me dobbiamo fare anche qualche ragionamento ulteriore, perché per esempio abbiamo tanti giovani talenti che vanno all'estero, mentre invece forse noi dovremmo favorire il fatto che questi giovani talenti rientrino o comunque che non restino all'estero e che magari riportino in Italia non soltanto quello che hanno portato là, perché poi va a finire che creano valore aggiunto là e guadagnano là e spendono là e creano consumi là, e quindi forse è il caso che questi giovani talenti nostri che hanno studiato nelle nostre università e che quando vanno all'estero dimostrano di avere delle doti importanti, sarebbe giusto poterli trattenere in Italia o farli rientrare in Italia. Sempre per allargare un attimo il ragionamento, la situazione di oggi è migliorata ed è vero. Se vado indietro di 4 anni, avevamo lo spread a 500, il prezzo del petrolio era più alto, il cambio euro-dollaro era a noi sfavorevole, non c'era il quantitative easing di Mario Draghi che fortunatamente ci sta dando una mano. Dico questo non perché voglio portare sfortuna, anzi tutt'altro, però noi oggi stiamo beneficiando di una congiuntura astrale favorevole che purtroppo è indipendente da noi, sono fattori estemporanei guidati da altri, perché il prezzo del petrolio non lo decidiamo noi, lo spread non lo decidiamo noi, il cambio euro-dollaro non lo decidiamo noi, e che finché c'è Mario Draghi alla BCE forse ci protegge un pochino, se domani c'è un'altra persona non lo so. Quindi la mia domanda è, ho sentito cose giustissime, dobbiamo assolutamente fare un piano industriale, un piano energetico, è giusto e sacrosanto, io credo che comunque noi ci dovremmo anche attrezzare perché quei momenti bui potrebbero anche tornare e magari tornare anche in tempi brevi. E quando si parla dell'Europa, l'Europa in questi momenti sta dando una pessima immagine di se stessa, soprattutto la politica europea, perché veramente quello che noi stiamo vedendo con la Grecia, che rappresenta il 2% del PIL dell'Europa, il 3% del debito pubblico, quindi stiamo parlando di cose estremamente marginali, sono da 5 anni che non riusciamo a metterci una pezza, non riusciamo a risolvere il problema, stanno parlando un ping pong, questa mattina Jean-Claude Juncker parlava apertamente di non siamo dei giocatori di poker, perché ormai sembra veramente di essere diventati, siamo seduti al tavolo del poker. Allora, se un paese come la Grecia, con i problemi che ha, per l'amor del cielo, e non voglio assolutamente difendere il popolo greco, però se un paese che rappresenta il 2% del prodotto interno lordo europeo riesce a mettere in difficoltà tutta la comunità economica europea, vuol dire che qualcosa in Europa non funziona.
L'Europa è un'orchestra disordinata dove ciascuno pensa a se stesso. Guardate semplicemente quei 30 migranti a 20 miglia che per giorni e giorni ce li hanno fatti vedere, rimbalzare su tutte le televisioni perché la Francia aveva chiuso le frontiere. Allora io mi ricordo che Sarkozy andò a bombardare la Libia. Allora forse è il caso che qualcuno glielo ricordi. Detto questo, io aggiungo soltanto un altro elemento e mi piacerebbe dopo sentire un attimo il parere. Noi oggi stiamo ragionando con i dati di oggi e stiamo dicendo che manca un piano industriale e che forse ci stiamo mettendo la pezza, ma il piano industriale mancava da 20 anni, forse anche più. Se noi guardiamo avanti 30 anni, purtroppo la realtà demografica italiana sarà molto diversa da quella che vediamo oggi. Tra 30 anni sappiamo che saremo un popolo di persone anziane, ci sarà una larghissima percentuale di persone over 65, e i giovani, che oggi sono giovani, fortunatamente, saranno in larga parte degli immigrati. Quindi noi ci dovremo abituare a vivere e a convivere con un'integrazione e a gestire un'integrazione sempre crescente e a gestire una popolazione sempre più anziana. Quindi nel momento in cui ragioniamo su piani industriali dobbiamo anche considerare cosa potrebbe succedere da qui ai prossimi 20-30 anni per effetto di una banalissima variazione demografica, che anche questa è indipendente dalla nostra volontà. Chiudo con l'ultimo argomento che mi sta purtroppo a cuore. Tra le tante attività emergenti che ci sono in Italia c'è anche il gioco d'azzardo. Ecco, io vorrei che il nostro partito facesse un'azione forte, convinta e convincente per smettere con il gioco d'azzardo. Non possiamo continuare a far proliferare il gioco d'azzardo. Stiamo rovinando delle famiglie. Grazie. No, io non ho sentito parlare stasera di sindacati. Nel momento in cui parliamo di economia, impresa, di rapporti sindacali siano fondamentali, perché mi pare di, quando vedo la televisione, certi interventi, che oggi i sindacati in Italia eserciti solo una funzione di freno. Il sindacato dei no, sempre no a tutto, no a questo, no a quell'altro. Chiedo se non si pensa di intervenire in quello che è la rappresentanza sindacale, di mettere ordine senza voler tacitare nessuno, senza voler, però credo che vada chiarito il compito del sindacato, che vada in qualche modo legiferato, anche per tenere ad esempio un sindacato, si è parlato unitario, no? Sembrava una bestemmia quando è stato citato da Matteo Renzi, no? Ecco, adesso vuole fare il sindacato di stampo fascista, no, il sindacato unitario sarebbe invece un percorso di unitarietà. Ecco, il discorso delle relazioni sindacali mi sembra un tema centrale che il partito dovrebbe affrontare.